Figlio dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, per la prima settimana di Quaresima abbiamo meditato sulla Quaresima come un tempo per credere e come un tempo per verificare il percorso che stiamo facendo. Per questa seconda settimana vorrei meditare con voi sull'umiltà e la consapevolezza del primato dell'azione di Dio su di noi. Santa Benedetta diceva: ci vuole molta umiliazione per mostrare un po' di umiltà. La vita spirituale richiede una certa ascesi e una giusta umiltà verso se stessi che non cade né nell'orgoglio né nel disprezzo di sé. Quale vera umiltà siamo chiamati a manifestare come cristiani? Ad ogni inizio di Quaresima, la chiamata all'umiltà è sempre permanente. Non c'è conversione senza umiltà. L'umiltà dell'essere umano di fronte alla propria finitezza e ha bisogno di conversione per trovare la via verso il nostro essenziale, cioè Dio. Molto spesso, nella nostra quotidianità, ci gonfiamo di orgoglio e di titoli altisonanti. Il tempo di Quaresima è un momento per alleggerirci del nostro orgoglio. È un momento propizio per ritornare all'essenziale di sé, la nostra identità di figli di Dio che vivono accanto ad altri figli di Dio all'interno di una casa comune chiamata terra. La Quaresima, oltre che è un tempo di introspezione, deve essere quindi il punto di partenza per una conversione duratura, ma anche un tempo di speranza, come sottolinea Papa Francesco. La Quaresima è una discesa umile dentro di noi e verso gli altri. È capire che la salvezza non è una scalata per la gloria, ma un abbassamento per amore. L'umiltà è riconoscersi peccatori e aspettarsi tutto da Dio. Ci permette di accogliere nella preghiera le nostre debolezze, ci permette di riconoscere il valore dell'altro, di rispettarlo e di sapere che senza di lui non siamo niente. Un altro aspetto di questa vita nell'umiltà è questa realtà e questa verità che ci fanno sapere che tutte le nostre capacità vengono da Dio. E dunque, saper sempre rivolgere a Lui. Dio ha preso l'iniziativa di avvicinarsi ai uomini. Vuole che da questa vicinanza nasca un popolo santo, un popolo che sa sempre accogliere questa grazia di Dio come un dono, un'offerta e non come un merito. La conversione del cuore, con i gesti e le pratiche che la esprimono, è possibile solo se parte dal primato dell'azione di Dio, diceva Papa Francesco. Allora, fratelli e sorelle, l'umiltà e la consapevolezza del primato dell'azione di Dio su di noi ci invitano ad essere più vicini di Lui, chiedendo ogni giorno la sua grazia, ma essendo anche noi i canali per gli altri, per questa grazia di Dio. L'essere cristiano, testimoniare la nostra fede, può essere vissuto solo con gli altri, in comunione con gli altri. Come dice un canto, non siamo cristiani da soli, non siamo cristiani senza gli altri, viviamo insieme per annunciare Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.